Buon pomeriggio a tutti, buona domenica, benvenuti al TG Cronaca. Allora, cominciamo oggi parlandovi di quella che è la stretta, la linea dura del governo per chi non tiene un comportamento adeguato alla guida dell'auto. Un provvedimento è stato emesso proprio dal ministro degli interni Minniti e ad allarmare sono soprattutto i dati che riguardano i morti sulle strade, che sono aumentati nell'ultimo anno, pensate, sono arrivati a 800, come sono aumentate anche le infrazioni del codice della strada. Allora, lo dicevamo, stretta, linea dura, soprattutto per chi guida in stato di ebbrezza e per chi utilizza il cellulare mentre guida l'auto. Iniziamo. La distrazione è distacco, separazione dal contesto, e per chi è al volante può voler dire mettere in gioco la propria vita e quella altrui. Nell'epoca dei telefonini e degli smartphone è nei messaggini e nei selfie che si nasconde il pericolo. Lo dice l'esperienza di chi guida e lo confermano le statistiche della polizia, che hanno rilevato nell'ultimo anno una diminuzione degli incidenti stradali ma un aumento di quelli mortali, già 800 nel primo semestre del 2017, il peggior dato dal 2001. Parallelamente si riducono le infrazioni per eccesso di velocità, ma aumentano del 15% quelle per l'uso di cellulari alla guida. Da qui la decisione di intervenire con severità, con sanzioni che potranno superare i 1000 euro, ma che soprattutto possono provocare anche il ritiro della patente. È la logica della deterrenza o della tolleranza zero che la direttiva del Viminale chiede ai prefetti e forze di polizia di seguire nei controlli su strade e autostrade. Chi guida in modo scorretto dovrà pagarne le conseguenze, sia che si tratti di uso improprio del cellulare o del mancato uso di caschi per chi sta in moto o delle cinture di sicurezza. Il Ministero dell'Interno chiede inoltre una più severa attività di contrasto della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, con un nuovo sistema di controlli efficaci ed immediati da effettuare in presenza di medici o facendo riferimento a strutture ospedaliere. C'è poi un'altra parte della direttiva che prende di mira gli autovelox utilizzati per fare cassa, dislocati spesso in modo tale da permettere agli enti locali di raccogliere denaro ai danni degli automobilisti di passaggio. Questa pratica dovrebbe finire se verrà rispettato il principio secondo il quale i sistemi di rilevazione della velocità, oltre ad essere ben segnalati, dovranno servire esclusivamente a garantire la sicurezza stradale, con uno strumento in più per le forze dell'ordine, e cioè la possibilità di effettuare riprese frontali dei veicoli anche da lontano, purché venga assicurato il rispetto della privacy delle persone a bordo. Adesso parliamo di una città, Milano, che guarda sempre di più all'Europa. Lo dimostra per esempio l'idea sempre più forte del governo e del premier Gentiloni, che domani sarà proprio a Milano, di trasferire la sede dell'EMA, dell'Agenzia Europea del Farmaco, proprio a Milano. La sede sarebbe il grattacielo Pirelli. Bene, lì siamo a due passi da un luogo che invece è un luogo molto difficile per Milano negli ultimi anni, ed è la stazione centrale, crocevia di turisti, di lavoratori e anche di migranti, e dove il tema della sicurezza è sempre più problematico e sempre più caldo, lo dimostrano gli episodi anche delle ultime settimane. Il sindaco Sala ha detto ci vuole proprio dalla stazione centrale un segnale duro. A mezzogiorno di una domenica di fine luglio, l'unica ombra degli alberelli sul piazzale della stazione centrale s'allunga sopra i crocicchi degli immigrati. I soldati sono sotto un gazebo di guardia. Nell'immaginario quotidiano è questa, la No Man's Land di Milano, proprio davanti al grattacielo Pirelli, palazzo della politica e insieme vecchio simbolo della manifattura milanese, che adesso, dopo la Brexit, è in lizza per la nuova sede dell'Agenzia Europea del Farmaco. Il premier Gentiloni arriverà domattina proprio per sostenere la sua candidatura. Ma qui quasi ogni settimana c'è un fattaccio di cronaca. Un gruppo di neri ad aprile circonda una pattuglia di militari, un senegalese quasi strappa di mano il fucile a un soldato. Uno sbandato italo-tunisino islamista radicale a maggio quasi ammazza a coltellate nel mezzanino due militari e un poliziotto. Lunedì scorso un guineano con due decreti di espulsione in tasca lotta con un pugnale in mano con i poliziotti della Polfer. Ieri un branco di tre ragazzotti dell'Interland, tutti italiani, pestano un clochard romeno e tre ventenni veneti che l'avevano aiutato. Sarka è un immigrato del Bangladesh, sta qui da 10 anni e lavora in un chiosco di bibite e panini. Casino è la parola che ripete come intercalare. Bene, però ogni tanto arrivano casino.
presente era qualcuno ubriaco. Loro fanno casino. Ai primi di maggio la questura ordinò un blitz, all'improvviso una prova abbastanza muscolare, finita con 12 espulsioni e 9 stranieri rinchiusi nei CIE. Il sindaco Sala si risentì perché era stato avvisato solo all'ultimo minuto e pattuglioni come quello non se ne sono più visti. Peggiorata nettamente. Secondo me c'è meno controllo del dovuto, dei primi tempi, tipo 2 o 3 mesi fa. Il problema, senza raccontare che la stazione è il Bronx, perché questo non è vero, esiste. La giunta sta pensando a come riqualificare la zona, riprogettare la piazza, farla diventare un centro di movida e commercio. In questa direzione spingono lo stesso Sala e l'assessore alla sicurezza Rozza, che è il braccio forte dell'amministrazione e per questo era stata contestata sempre a maggio al corteo per i migranti. La stazione centrale, diciamo che purtroppo è un luogo dove vari balordi provano a muoversi. Sicuramente le riqualificazioni e il bello aiutano a tenere anche vivibile i luoghi. Il bello chiama il bello e il degrado chiama degrado. Il piano è anche quello di portare nell'area il fuorisalone del mobile Book City. Non posso pensare a una sede migliore di Milano per l'Agenzia del Farmaco. Il grattacielo Pirelli è uno dei simboli di modernità del paese, ha scritto oggi Gentiloni in una lettera al Sole 24 Ore. Adesso bisognerebbe migliorare il panorama. La cronaca adesso, perché a oltre un mese dal delitto di Erika Preti, la 28enne originaria di Biella, che è stata trovata morta in un appartamento a San Teodoro in Sardegna lo scorso 12 giugno mentre era in vacanza col fidanzato col quale stava da 10 anni, si è risolto il caso perché lui ha confessato, è stato lui ad ucciderla, lo ha appunto confessato ieri sera. Dimitri Fricano, 30 anni, aveva sempre detto sin dagli inizi agli inquirenti che lui e la compagna avevano subito una rapina in casa finita poi nel sangue. Il cadavere della ragazza era stato trovato nella cucina di un appartamento. La donna aveva molte ferite di arma da taglio sul collo e anche lui aveva delle ferite da coltello. È sempre stato l'unico indagato per la sua morte. Ieri sera si è presentato prima nello studio dei suoi legali, poi ha confessato davanti al procuratore di Biella di aver ucciso la compagna con 2 coltellate alla gola dopo una lite cominciata con una discussione per le briciole sul tavolo. E adesso un altro episodio di cronaca, se ne è avuta notizia poco fa, un'altra tragica uccisione, l'ho uccisa io, venite qua, sono le parole che ha detto questa mattina al telefono ai carabinieri un uomo di 44 anni che ha coltellato a morte l'ex moglie di 38 anni nell'appartamento in cui la donna viveva a Musile di Piave con i 2 figli, i ragazzi di 9 e 15 anni non erano presenti al momento dell'omicidio perché in vacanza. L'uomo è attualmente in caserma, è sottoposto a interrogatorio. La vittima era originaria di Torre del Greco in provincia di Napoli e lavorava in un centro commerciale di Noventa. E adesso, allora, l'avete visto poco fa, abbiamo parlato della stazione centrale dove arrivano, lo sapete, molti migranti, ma l'approdo, l'arrivo qua in Italia, lo sbarco sulle nostre coste è solo la fine di un viaggio, di un lungo viaggio che comincia molto prima, che prima di approdare alla Libia attraversano i migranti il deserto. È una tappa quasi obbligata, è il Niger. Adesso vi raccontiamo la storia, le storie di alcuni di loro, alcuni migranti che proprio in Niger sono stati intercettati, pensate, da una giornalista della CNN che era lì per fare un altro reportage, ma ha incontrato questi ragazzi. Agadez è una città del Niger all'inizio del deserto del Sahara. Crocevia di speranza, di disperazione e guerra al terrorismo. Stretta tra la Libia al nord, il Maghreb islamico a ovest e Boko Haram dalla Nigeria a sud, alle porte di Agadez è in costruzione una base aerea americana da cui partiranno droni armati di ultima generazione. E come spesso accade con i militari americani, viaggia anche una giornalista embedded che in questo prezioso reportage di CNN ci racconta, per usare un termine cinematografico, il prequel della migrazione, quello che succede prima dei barconi. Perché in questa cittadina dove si vive di commercio da sempre, negli ultimi anni il mercato più florido è diventato quello dei migranti. Ogni lunedì carovane di furgoni in partenza attraverso il Sahara per raggiungere la Libia. Tutto alla luce del sole fino a poco tempo fa, quando con i vincoli
imposti dall'Unione Europea, è cambiato tutto. Ora i contrabbandieri usano strade secondarie poco sicure. Questa ragazza, Best, è sopravvissuta 27 giorni nel deserto. Del suo gruppo di 30 persone, solo 3 sono rimasti in vita. Best ora vuole dimenticare. Pensava di andare in Germania a fare la parrucchiera, ma una volta da Gadez il suo contatto gli ha chiarito che avrebbe fatto la prostituta. È stata minacciata e non ha potuto tornare indietro. Non ci sono stime esatte di quale sia il numero di migranti morti in questo drammatico viaggio nel posto più inospitale del mondo, una fetta di deserto grande come la Francia. E così le spedizioni di salvataggio sono diventate una routine. La giornalista qui è al seguito di una di queste. 10 ore di viaggio prima di trovare finalmente alcuni segnali di vita. 30 migranti, di cui 15 donne, sono bloccati da 3 giorni nel deserto. Non vogliono essere ripresi in viso, ma raccontano pezzi della loro storia. Quasi tutti i nigeriani non avevano idea della difficoltà e dei pericoli di quel viaggio. Una donna grida un pianto straziante. I suoi 2 figli erano sull'altro furgone che non si è fermato. Nelle carovane di migranti non c'è soccorso tra mezzi. Un'altra donna racconta che si è convinta a partire dopo aver guardato un sito. Ho visto opportunità di lavoro. Nessuno è felice di tornare indietro. È un fallimento, una sconfitta, una delusione per la famiglia. E poi hanno speso tutti i soldi e a casa non c'è più niente da cui ripartire. Allora, a proposito degli arrivi dei migranti sulle nostre coste, ce n'è stato un altro di cui vi do conto, un nuovo sbarco di migranti lungo le coste del sud della Sardegna. Ieri, a tarda sera, sulla spiaggia di Portopino, nel comune di Sant'Anna Arresi, approdato, siamo in Sardegna, un barchino con a bordo 4 algerini. Gli stranieri sono stati bloccati dai carabinieri. Un'altra imbarcazione a bordo 11 algerini è arrivata questa mattina nella zona di Cala Cipolla, Chia, sempre nella costa sud-occidentale della Sardegna. Tutti gli stranieri, dopo le visite mediche e le operazioni di identificazione, sono stati trasferiti nei centri di accoglienza. Ieri mattina i carabinieri avevano intercettato altri 6 algerini arrivati nel Sulcis. E adesso c'è lo sport con le soddisfazioni di questi giorni nei 2 mondiali, quelli di nuoto e quelli di scherma a Lipsia. E allora, appunto, le medaglie già vinte, poi ci sono le qualificazioni di questa mattina. Gabriele Detti che si qualifica per la finale dei 400, siamo al nuoto, invece nella scherma la Fiammingo che approda agli ottavi. Acqua e spada, 2 elementi che da sempre ci regalano medaglie e soddisfazioni. È arrivata dalla spada operaia di Paolo Pizzo, la prima medaglia d'oro italiana al mondiale di scherma in corso a Lipsia. La definizione di spada operaia è sua, del 34enne catanese, sergente dell'aeronautica, che nella finale ha battuto l'estone Nikolai Novosoliov per 15-13. Per Pizzo si tratta del secondo titolo iridato dopo quello conquistato nel 2011 proprio nella sua Catania. Gli ori della spada azzurra ai mondiali salgono così a 7 grazie a questo ragazzo che non si arrende mai. Non si è arreso a 14 anni quando ha combattuto e sconfitto un tumore al cervello, raccontando la sua esperienza in un libro intitolato La stoccata vincente. Non si è arreso quando le porte della nazionale non si aprivano per lui, lottando fino ad arrivarci, e 6 anni dopo Catania rieccolo sul tetto del mondo con la sua spada operaia. Mi sento giovane come Roger Federer, ha detto scherzando, ma neanche troppo, dopo il successo in finale. E poi c'è il nuoto del Mondiale di Budapest che continua a regalarci tante gioie e pochi dolori. Il medagliere dell'Italia si arricchisce di un argento, lo confeziona la coppia delle Fiamme Oro, formata da Giorgio Minisini, 21 anni, e Mariangela Perrupato, 29, nella prova libera del sincro misto. L'Italia in questa specialità non era mai arrivata così in alto, ma lo ha fatto meritatamente, superata solo dalla coppia russa, inarrivabile per chiunque. Da 2 anni Minisini e la Perrupato, prossima al matrimonio, fanno ormai coppia fissa e già all'esordio a Kazan si presero una medaglia di bronzo e poi quella d'argento agli Europei di Londra. E da oggi, piedi sui blocchi e testa al podio, anche l'Italia della Vasca cerca gloria a Budapest. Il Mondiale dell'Acqua è pronto a voltare pagina per la settimana dedicata ai campioni della piscina, dopo le medaglie del fondo, quelle dei tuffi e del sincro. Non sarà solo la nazionale dei soliti noti, Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri. Intanto, nella giornata inaugurale, i riflettori saranno puntati su Gabriele Detti, già entrato nella finale dei 400 stile libero. Allora, anche per oggi è tutto, noi ci fermiamo qui, l'informazione torna questa sera alle 20, il TG Cronaca, e domani con Caterina Bizzarri ancora. Buona domenica.